Ciao ragazzi, sono DM81 e vi do il benvenuto in Curiosando, il mio canale YouTube che si occupa di informazione. In questo nuovo video vi voglio fare ascoltare l'interrogatorio, la prima parte dell'interrogatorio al collaboratore di giustizia Gioacchino La Barbera. Gioacchino La Barbera era un mafioso che apparteneva alla famiglia di Altofonte. Il collaboratore di giustizia Gioacchino La Barbera viene ascoltato durante il processo a Matteo Messina Denaro, accusato di essere uno dei vantanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. A presiedere la corte è il giudice Roberto Aserio. A fare le domande a Gioacchino La Barbera è il PM Gabriele Paci. Gioacchino La Barbera è nato ad Altofonte il 23 novembre del 1959. Entra a far parte di Cosa Nostra agli inizi degli anni 80. Venne affiliato nella famiglia di Altofonte, che faceva parte del mandamento di San Giuseppe Ato. Nel 1986 venne nominato reggente della famiglia di Altofonte. Mantenne questa carica fino al 1989. Dal 1991 è stato molto vicino ai Corleonesi di Riina, anzi faceva parte di un gruppo ristretto che prendeva ordini direttamente dal boss corleonese. Venne arrestato nel marzo del 1993 per associazione di tipo mafiosa. Ha iniziato a collaborare con la giustizia nel novembre del 1993. In questa parte dell'interrogatorio, Gioacchino La Barbera parla del suo ingresso in Cosa Nostra, racconta di come si avvicinò al gruppo dei Corleonesi e parla della strage di Capaci. Allora amici, come al solito, prima di lasciarvi all'ascolto della registrazione audio, vi volevo invitare a lasciarmi un like al video se il video vi piace. Aggiungete un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione. E soprattutto, se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube. In questo modo mi aiutate a crescere e se attivate la campanella sarete sempre avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video. Intanto volevo ringraziare a chi mi segue e a chi già si è iscritto. Grazie di cuore. Allora ora vi lascio all'ascolto della registrazione audio. Noi ci vediamo nella prossima anteprima. Ciao ragazzi! Difesa si è assunta appunto un difensore d'ufficio. Bene. Pubblico Ministero, come lo dobbiamo sentire il collaboratore? Allora, il collaboratore, a mia conoscenza, non ha pendenze, quindi ha definito tutti i suoi impegni processuali. Quindi la veste è quella evidentemente. Le altre parti confermano? Anche il suo difensore conferma? Chiediamolo direttamente al collaboratore, lei ha pendenze giudiziarie? No, signor Presidente. Ha definito ogni cosa? Sì, ogni cosa, già da tempo. Va bene, sì. Allora lo sentiamo come teste assistito, richiamando gli avvertimenti di legge e invitandolo a pronunciare la formula di impegno a dire la verità che le fornirà il cancelliere là sul luogo. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Bene, Pubblico Ministero, può proseguire, può iniziare. Allora, buongiorno signor La Barbera. Buongiorno dottore. Senta, cominciamo prima di fare le domande sull'imputato del processo Messina Denaro. Le faccio le solite domande che servono per... Quindi intanto le chiedo, lei è stato arrestato quando l'ultima volta? A marzo del 93. A marzo del 93. Viene arrestato nel marzo del 93 con quale imputazione? 416 bis. Senta, lei successivamente lei inizia a collaborare in che momento? A novembre dello stesso anno. A novembre dello stesso anno. Dunque, per quanto riguarda la sua militanza in Cosa Nostra,
Vuole rammentare quando è entrato in Cosa Nostra, in quale famiglia e quali incarichi ha rivestito? Sì, io sono stato affiliato circa nel 1980 alla famiglia di Altofonte che faceva capomandamento a San Giuseppe Jato. Sono stato per un periodo reggente della famiglia dall'86 all'89, poi vabbè, mi sono allontanato e nel 91 ho fatto parte dei cosiddetti colleonesi fino alla data del mio arresto. Ho capito. Senta, allora cominciamo a capire. Lei quando diventa reggente della famiglia di Altofonte che fa capo a San Giuseppe, chi è il rappresentante del mandamento? Allora, quel periodo mi ha eletto reggente Balduccio Di Maggio e dopodiché ho avuto a che fare con Giovanni Brusca. Ho capito. Quando è che lei ha detto sia a un certo punto si allontana? Per quale ragione? Eh sì, ho avuto la possibilità, io mi occupavo di lavori edili e stradali, ho avuto la possibilità che ho vinto un appalto e sono andato a nord, mi occupavo di canalizzazione per fibre ottiche per conto delle Poste Telecomunicazione, quindi siamo dall'89 al 91. Al 91. Senta, ma lei ci sono stati contrasti? Cioè lei ha scelto di andare a lavorare al nord con la sua impresa a seguito di contrasti che erano insorti con... Infatti ho accettato l'appalto perché avevo avuto problemi col papà di Giovanni Brusca, con Bernardo Brusca. Con Bernardo Brusca. Che tipo di problemi? Ma mentre ero reggente mi avevano imputato una macchina bruciata di una nipote, di un prete molto vicino di San Giuseppe Jato, molto vicino a Bernardo Brusca e poi non mi andava bene il fatto che Bernardo Brusca voleva comandare, che era insomma contro quello che le direttive di Cosa Nostra, voleva mettere bocca su tutto quello che succedeva ad Altofonte, che era il paese dove io comandavo. Ho capito. Senta, lei dice ritorna poi a Palermo in che periodo? Ritorno a Palermo '91, era fine 91, era dicembre, gennaio 92, quindi siamo a fine 91. C'è una ragione per cui programma questo suo ritorno? Sì, si aggrava, avevo la mamma che era molto, molto gravemente malata, sono ritornato che facevo da spola a Palermo-Parigi e quando è successo che poi è venuto a mancare ho ricevuto la visita di Leo Luca Bagarella, persona che io avevo comunque sentito nominare ma non conoscevo personalmente. E che proposta le fa Bagarella? Di ritornare, che c'erano tanti lavori in Sicilia, non c'era motivo di rimanere a nord, vieni con i mezzi, anzi quel periodo si stava cominciando, che c'era un appalto della diga di Corleone, c'era la costruzione, mi ha detto scendi con i mezzi che non... e gestisci un po' tu quello che è tutto il movimento terra. Quindi mi hanno convinto e a gennaio del 92 ho imbarcato i mezzi a Genova e sono ritornato a Palermo. Ho capito. Senta, lei rimane coinvolto nell'organizzazione della strage di Capaci? Sì, subito dopo il mio arrivo mi sono trovato, l'ho capito dopo, a partecipare appunto alla strage di Capaci. Brevemente, lei che ruolo ha avuto nella organizzazione della strage? Sono stato, intanto abbiamo perfezionato le prove, quindi dall'inizio quando poi è successo il grave fatto del 23 maggio, quindi dall'inizio alla fine. Dall'inizio alla fine. Senta, lei ha avuto modo di vedere l'esplosivo di
lavorare sull'esplosivo, quindi sul confezionamento della bomba, dell'ordigno che ha fatto saltare, sì, l'autostrada? Ho partecipato alla miscela dei due tipi di esplosivo e sono stato anche partecipe a mettere il bidone sotto il cunicolo dell'autostrada. Senta, lei ricorda che tipo di esplosivo venne usato? Allora l'ho spiegato sia ai magistrati sia alle persone competenti che allora trattavano il processo, anche se non me ne intendo. Erano due tipi di esplosivo, uno più granuloso, uno più era più polvere, che a differenza di quell'altro che ho visto io, sono due tipi. Due tipi. Lei sa, è a conoscenza della provenienza di questo esplosivo? Dove è stato preso questo esplosivo, poi utilizza questi due tipi di esplosivo poi miscelati? Sì, allora una parte che era quella che mi ricordo che somigliava più al sale chimico, quella più granulosa, è arrivata tramite Pino Agrigento, che era paesano di Giovanni Brusca, e l'altro, adesso non mi ricordo dato il tempo trascorso, ma credo che è arrivato da qualche altra parte. Poi dopo la strage di Capaci ho avuto modo di ritirare esplosivo anche da Biondino, l'autista di Totorino, in zona di San Lorenzo. Da Biondino ha avuto modo di parlare con Biondino? Scusi, non ho capito. Con Biondino quando c'erano le preparazioni di altri attentati. Sì. Quindi sono stato incaricato a ritirare i telecomandi a Catania per portarli appunto a Salvatore Biondino, che aveva una persona per modificarli e metterli in atto. Mi scusi, questo quando rispetto alla strage di Capaci? Quando è che è andato a Catania a prendere i telecomandi? E siamo subito dopo la strage di Capaci. Quindi non sono stati... A che cosa servivano questi telecomandi? Guardi, li stavamo usando, come ho raccontato allora ai magistrati, per il dottor Grasso. Per l'attentato al dottor Grasso. Ricorda quando si colloca questo attentato, dove doveva essere eseguito e perché poi non è stato eseguito? Siamo settembre, dopo la mia collaborazione, che si trattava appunto del dottor Grasso, io prima di allora non lo sapevo. Era un magistrato che veniva appunto a Monreale, visto che la moglie era, poi ho capito, era appunto di Monreale, e avevamo localizzato il tombino, era un tombino dell'Enel se non ricordo male, e non è stato attuato, in quanto la ricevente doveva stare per più giorni in attesa che il magistrato arrivasse appunto a casa della suocera, e non è stato collocato perché poteva succedere che c'era un'interferenza, che c'era una banca vicinissima, e la persona incaricata da Biondino mi ha detto che c'era una possibilità su 1000 che poteva esplodere da solo, e quindi non è stato attuato. Senta, quindi lei ha, con riguardo all'esplosivo di Capaci, ha indicato questi due tipi di esplosivi, ma non è in grado di indicarne la provenienza, se ho capito male. Uno lo aveva, una parte proveniva dal paese di Brusca. Una parte da parte di Brusca, credo da una cava di San Cipierrello, comunque Roccamena, da quelle parti. Sì. Un altro tipo non mi ricordo da dove è arrivato, perché sono subentrato. Perfetto. Io in secondo tempo. Ed uno era granuloso e l'altro invece aveva una consistenza più fine, più polvere. Sì, più polvere, sì. Mentre invece per quanto riguarda i telecomandi, gli unici telecomandi di cui si è occupato, ha detto, sono quelli che lei è andata a prendere a Catania dopo Capaci, che dovevano essere utilizzati per l'attentato al dottore Grasso. Ho capito bene? È quello che è stato... Sì, e poi quello che è stato utilizzato per la strage di Capaci. Ecco, questo che è stato utilizzato per la strage di Capaci, lei dove, che notizie ha? Che provenienza aveva questo telecomando?
Sono subentrato che già era funzionante, abbiamo fatto appunto delle prove, era un semplice telecomando con una ricevente, tipo questi telecomandi che servono per le macchinette, insomma, era una cosa meno sofisticata del secondo telecomando che poi ho ritirato io a Catania. Era, scusi, rispetto a quello che ha preso a Catania era meno? Era meno sofisticato, era sofisticato. Manualmente, infatti c'erano due aggeggi nel telecomando, c'erano due aggeggi che serviva, credo che serviva una tipo un telecomando delle macchinette, insomma, era una che serviva per sterzare ed era stata sigillata con un nastro, mentre l'altra era quella che mandava l'input, che poi è successo quello che lei è successo. Da questo telecomando di Capaci, lei è in grado di sapere dove è stato reperito? No. La persona incaricata allora a quel periodo era Zampulla, non mi ricordo il nome, di Barcellona Pozzo di Cotto, era lui che era responsabile di tutto quello che riguarda l'esplosivo e il telecomando. Rampulla, che insomma era la persona adibita a reperire l'esplosivo. Senta, lei ha detto comunque che... a conoscenza di come doveva essere usato. Senta, lei prima ha detto che si è recato a Catania per prendere il telecomando che poi ha consegnato a Biondino e che poi è stato modificato e che doveva essere utilizzato per Piero Grasso, per l'attentato al dottor Grasso. Ricorda, ci descrive questo contatto con i catanesi, come è nato, quando è nato? Allora io, dove è avvenuta la consegna? Io ho conosciuto Eugenio Galea e un'altra persona che adesso l'ho detto più volte, non mi ricordo il nome e cognome, che frequentavano Palermo. In quell'occasione, siccome c'era direttiva di appunto chi poteva nelle proprie province, quindi Catania, Trapani, Palermo, Caltanissetta, per poter fare attentati, in quell'occasione hanno chiesto a Eugenio Galea di rintracciare se potevano dei telecomandi e così dopo un periodo ci hanno detto che erano pronte e sono andato io a ritirarli a Catania. Sì, scusi, lei intanto le chiedo se conosce Aiello. Ecco, Enzo Aiello, sì, non mi veniva. Lei ha detto li ha conosciuti a Palermo, erano a Palermo per quale ragione? E con chi avevano contatti a Palermo, Aiello e Galea? Con Giovanni Brusca e Bagarella, erano quasi due volte o a volte anche di più, erano continuamente a Palermo e portavano ambasciate di Nitto Santa Paola. Quindi questo avviene prima della strage di Capaci, ho capito bene? Sì, siamo da gennaio a maggio, quindi era quel periodo, io li ho visti continuamente a casa del Di Matteo. A casa di Matteo, eh? Dove si trovava la casa? Di Matteo? Ad Altofonte, a Piano Maio. Senta, e l'incarico di andare a reperire questi telecomandi, chi lo dà? Giovanni Brusca. Le dice di andare a Catania? Sì, mi ha detto qual era l'uscita, che era Motta Sant'Anastasio, che lì trovavo, che c'era un cantiere abbandonato, e lì trovavo Enzo Aiello, che mi ha consegnato appunto i telecomandi. Li ho portati poi a Palermo e li ho consegnati su direttiva di Giovanni Brusca a Salvatore Biondino. Quanti erano questi telecomandi? Vabbè, io dico telecomandi, poi ho capito che si trattava di una trasmittente e di una ricevente. L'ho capito dopo che sono stati modificati. Quando li ha rivisti dopo che erano stati modificati? Sì.
Sì, li ho rivisti e con Nino Gioè l'abbiamo messa, insomma, nascosti per quando poi a settembre ci hanno detto di riprenderli, che servivano appunto a Monreale. Senta, lei questo viaggio a Catania lo fa da solo o in compagnia di qualcuno? No, ero da solo. E ha detto in quel frangente, quando poi le vengono consegnate queste due apparati, lei vede quali persone, chi era presente al momento della consegna, o comunque sia quel giorno quando lei fa questo viaggio, chi incontra? Ma io lì sul posto ho trovato Enzaiello e altri due che poi ho riconosciuto in foto, mi ricordo comunque erano due fratelli, e mi sembra che, se mi ricordo bene, sono passati tanti anni, ma nel 94 mi sembra che li ho riconosciuti. Ho capito. Senta, e queste persone sapevano, diciamo, della finalità, a che cosa servissero questi telecomandi? Dottore, lì non ne abbiamo parlato, perché neanche, cioè, fra me e Enzaiello si parlava di quello che servivano, ma si capisce, insomma. Senta, lei... Non sapevano per chi, ma per che cosa sì. Senta, lei una persona che si chiama Avola, l'ha conosciuta a Catania? A Catania no, l'ho conosciuto a Pistoia, al carcere di Pistoia. Quindi quando già era detenuto? Sì. Entrambi già collaboratori, dico? Sì. E avete mai parlato di queste circostanze, cioè di questi incontri e di questi telecomandi? Ma adesso non mi ricordo, ma non penso, perché io parlo molto, diciamo che non parlo con persone che non dei miei processi, perché già i processi o erano stati fatti o si stavano facendo, perché mi ricordo siamo nel 2003, non mi ricordo di avere raccontato, o perlomeno al limite scambiare qualche amicizia comune, sì, ci possiamo, ma non altro. Senta, lei era a corrente delle ragioni per cui si stava organizzando la strage di Capaci? Che cosa, qual era la motivazione perché Cosa Nostra organizzò quelle stragi, quella strage? Io sentivo le battute che appunto si aspettava, era successo l'omicidio Lima, e mi sembra che a dicembre quello del 91 era stata appunto sentenziata la sentenza del maxi processo, dove si pensava che doveva decadere il teorema Buscetta, almeno questo era stato promesso, e quando non è avvenuto si è cominciato con l'omicidio Lima, le stragi, e ancora si dovevano colpire tutte quelle persone che potevano essere responsabili di questo esito, o comunque di quelle che avevano fatto promesse non mantenute. Senta, tra le persone che avevano fatto promesse non mantenute, chi c'era? Chi erano le persone a cui viene imputato questa sorta di tradimento? Ma guardi, io so che si doveva, vabbè, quell'anno le direttive, quelle di fare attentati a poliziotti che comunque combattevano la mafia, magistrati, qualche politico. A Palermo si parlava male di un politico che si stava appunto preparando un attentato che poi non è avvenuto, adesso non mi ricordo il nome, e comunque c'era stata la preparazione per un attentato a Martelli a Roma, e no, questi nei preparativi, man mano dopo Via D'Amelio, quello che insomma doveva succedere, e che poi in parte è successo a Milano e a Roma. Sì, questo poi succede nel 93. Questo riferimento che lei fa a Martelli, quando risale? Sì,
Siamo nell'estate, fine estate, durante la preparazione dell'omicidio Salvo, perché il nipote Tani San Giorgi si era recato a Roma e aveva fatto un sopralluogo dove il Martelli spesso usciva da solo a passeggiare e era facile da colpire. Quindi siamo nell'estate del 92? Sì. L'omicidio Salvo è del settembre 92? Sì. Siamo quel periodo là. Senta, lei ha mai sentito in Cosa Nostra parlare, fare riferimenti ad una sigla che corrispondeva alla denominazione Falange Armata? No, c'era un contatto con Paolo Bellini che il Gioia ha conosciuto in carcere e faceva parte, adesso non lo so se della Falange Armata, o comunque era stato arrestato perché è un ex terrorista, ma non credo in particolare Falange Armata, no. Quindi la rivendicazione di attentati con la sigla Falange Armata è una cosa, è una circostanza che lei non conosce, non ne ha mai sentito parlare di questo riferimento? No, l'ho sentita, ma Bagarella si faceva una risata, cioè erano cose per cercare di deviare, che non era appunto fatta da Cosa Nostra, sono le solite cose, servizi deviati, la Falange Armata, sono quelle notizie false che si mandavano in giro, comunque con qualche telefonata. Quindi un'azione di depistaggio, secondo lei? Sì, perché vedevo a Bagarella che si metteva a ridere quando arrivavano queste notizie. Senta, ha fatto riferimento a questo Bellini. Chi era? Bellini, Bellini è un personaggio incontrato in carcere. Sì, l'aveva incontrato in carcere Nino Gioè, al carcere di Sciacca, arrestato sotto falso nome, credo, non mi ricordo il nome, è conosciuto lì e poi quando sono ritornato io nel 92 mi ha raccontato che ha preso dei nuovi contatti, che aveva qualche possibilità questo Bellini di far uscire detenuti dal carcere. In che periodo siamo, scusi? E quando l'ho conosciuto io siamo appunto nel 92. Attraverso quali modalità, qual era il disegno, che cosa veniva proposto? Allora il Gioè mi ha detto, vabbè, si sentivano telefonicamente, ma più di una volta è venuto lui a Palermo, il Paolo Bellini, addirittura ad Altofonte. Ma lei ha assistito a questi incontri, ha avuto modo di conoscerlo? Sì, mi ha incaricato il Brusca di andare pure io e andare ad ascoltare, anche se lui non lo sapeva, mentre parlava con Gioè. Quindi all'insaputa di Bellini doveva ascoltare i discorsi che si intratteneva con Gioè. Questo sì. Dove? A casa di Gioè, in quanto quel giorno doveva proporre, siccome il Paolo Bellini aveva dei contatti con un carabinieri che si interessavano per recupero di opere d'arte. Sì. E alcune opere d'arte particolari che parlando ci esibiva delle foto, che parlando con Matteo Messina Denaro gli ha fatto capire a Brusca che c'era la possibilità di riavere alcune appunto opere d'arte che erano state rubate in passato, con lo scambio. Quel giorno si doveva discutere appunto con lo scambio che poteva lui intervenire a far uscire qualcuno dal carcere e portarlo agli arresti ospedalieri. Ok, scusi, andiamo per ordine. Periodo, siamo prima o dopo Capaci?
Prima e dopo, le frequenze ci sono state sia che mi ricordo io, sia prima che dopo. Il rapporto inizia prima e prosegue dopo la strage di Capaci. Che mi ricordo sì, posso confermare quello che ho detto nel 94, che era, insomma, sì, era passato poco quello tempo. Che sempre lei ha detto. Il discorso era questo scambio, questo possibile scambio, era stato già oggetto, diciamo, di discussione, perché se abbiamo capito che lei si nasconde in casa di Gioè per ascoltare questo dialogo. Scusi, questo incarico glielo dà Giovanni Brusca. Sì. Sì, che Giovanni Brusca, insomma, per capirci, era reggente il mandamento di San Giuseppe, quindi reggente del mandamento rientrava sia la famiglia di Altofonte, cui appartenevate sia lei che Gioè. Sì, quindi, precisamente. Quindi la ragione per cui Brusca le dà questo incarico, cioè di ascoltare le parole, cos'era? Un atteggiamento di mancanza di fiducia nei confronti di Gioè? Per quale motivo lei ha avuto questo incarico? Cioè, sarebbe bastato il riferimento, allora, siccome... fatto da Gioè al dialogo, perché lei viene, diciamo, inserito in questa faccenda? E in quel giorno... Guardi, prego. Sì, allora, c'erano state diversi colloqui fra il Gioè e il Bellini. Sì. E il Gioè non si prendeva responsabilità nel senso di dire o di fare nomi. Si prendeva tempo, ne parlava con Brusca e Bagarella e poi ritornava dal Bellini. Quando ha portato queste foto, che era interessato il Bellini per recuperare queste opere, ne ha parlato con Brusca e Bagarella. Quindi al momento in cui si dovevano fare i nomi, perché hanno preso... Scusi, lei dice Brusca e Bagarella, ma prima ha fatto riferimento a Matteo Messina Denaro. Che c'entra? Come entra in questo discorso Messina Denaro? Allora, ho fatto avere le foto, io personalmente ho fatto avere le foto a Matteo Messina Denaro. Sì. Lui mi ha risposto che c'era la possibilità, in particolare si trattava di un cane con una testa mozzata, che sarà stato pure importante, l'ho visto in foto, e che Matteo Messina Denaro aveva la possibilità di farglielo avere. Quindi riferisce, il Gioè riferisce a Bellini che c'era la possibilità di far recuperare queste opere. In cambio ha fatto dei nomi, e questo è il giorno in cui ho assistito, sì. In cambio ha fatto dei nomi tipo Pippo Calò, Bernardo Brusca e Giuseppe Giacomo Gambino. Che erano tutti detenuti al tempo, giusto? Non ho capito, dottore. Erano tutti uomini d'onore detenuti al tempo. Sì, sì. E i nomi che mi ricordo sono tre. Dice, cominciamo con questi, dopodiché si fa lo scambio. Fammi capire cosa puoi fare, dopodiché c'era la possibilità di recuperare queste opere. Queste opere. Facciamo un passo indietro. Lei dice... con queste fotografie che in precedenza erano state consegnate a Gioè, lei va a parlare con Messina Denaro. Chi è che le dà questo incarico? Cioè, è una sua iniziativa o qualcuno le dà questo incarico? Allora, faccio presente che tutto il periodo facevo da navetta, io essendo incensurato, facevo da navetta a Mazzara, a Palermo, quindi non solo per questo. Poi in estate c'era Totò Riina e c'era anche Luca Bagarella a Mazzara del Vallo. Latitante. Quindi facevo una delle volte che andato a trovare... Scusi, abbia pazienza. Nell'estate vanno a Mazzara Bagarella e Riina. Gli ho chiesto se erano latitanti in quel periodo a Mazzara. Latitanti, sì. Sì, ok. Prego. No, dico, una di quelle volte mi sono portato le foto e il Brusca mi ha detto di chiedere a Matteo se aveva queste possibilità. Si è preso un po' di tempo e un'altra volta che ci siamo rivisti mi ha detto che c'era possibilità di recuperarli. Scusi, lei ha detto prima per quanto riferimento al periodo in cui lei parte da Palermo, cioè
Lei divenne reggente su incarico di Balduccio Di Maggio. Quando ritorna a Palermo alla fine del 91 e poi nel 92, lei ha lo stesso incarico di reggente della famiglia di Altofonte? No, io facevo parte di un gruppo molto ristretto agli ordini di Totò Riina. Eravamo 5-6 persone che avevamo contatti in tutta Sicilia. Quindi io, cioè Brusca, Bagarella, per un periodo Matteo Mario Santo, Di Matteo, e avevamo i contatti fino, vabbè, fino alla data del mio arresto. Quindi era un gruppo molto ristretto che frequentavamo sia tra... Quindi Sinagori, Matteo Messina Denaro, Andrea Mangiare Cina, tutti questi personaggi, e con Catania. In un primo momento con Eugenio Galea e Enzo, che faceva da tramite con Pernizzo Santa Paola, e dopo con Santo Mazzei. Ho capito, adesso ci arriviamo. Quindi questo gruppo ristretto di cui... lei ha fatto riferimento era un gruppo che faceva capo direttamente a Totò Riina e che, diciamo, era svincolato dagli ordini di scuderia, e cioè dalle regole, diciamo, che riguardavano i vari rapporti fra famiglie, mandamenti e province. Precisamente, sì. Senta, con riferimento a Messina Denaro, che ruolo aveva a quel tempo Messina Denaro a Trapani? Allora, io per qualsiasi cosa mi diceva di rivolgermi o a lui o a Andrea Gancitano, e in sua mancanza l'ambasciata le dovevo lasciare in un negozio di rivendita materiale elettrico a Vincenzo Sinagori, dove si incontravano questi personaggi che ho conosciuto appunto a quell'epoca. Ho capito, ma il riferimento ha una gerarchia all'interno di Cosa Nostra? Lei ha conoscenza se ci fosse un reggente della provincia a quel tempo? Sto parlando di Trapani? Sì. Gli ripeto, in mancanza di Mariana Agate, che quel periodo mi sembra che era arrestato, e dei vecchi Messina Denaro, che spesso era presente in qualche riunione, le persone che decidevano erano appunto Matteo Messina Denaro con Andrea Gancitano, che poi comandavamo sempre noi, si faceva, insomma, dirigere da Totò Riina. Senta, io le leggo un passaggio di un verbale che lei ha reso nel 25 novembre del 95, che lei viene letto nel corso del verbale del 22 maggio 2012. Glielo leggo perché lei poi conferma integralmente questa dichiarazione. Quindi... Sì, Presidente, prima che facciamo questa contestazione io vorrei rappresentare alla Corte e al Pubblico Ministero che questo verbale non fa parte del fascicolo del Pubblico Ministero, quindi noi non ne abbiamo contezza. Che poi venga letto in un altro verbale è un altro discorso. Comunque noi cognizione di questo verbale non ne abbiamo, quindi mi oppongo a questa contestazione. Avvocato, lei non ha fatto mai un'istanza in anni per avere copia di questo verbale. Comunque sia, il problema è che viene letta una dichiarazione e il collaboratore dice sì, la confermo. Quindi io non è che contesto il verbale del 95. Viene letta nel corso dell'interrogatorio una dichiarazione integralmente che il collaboratore conferma. Quindi il problema è il verbale del 2015. Del 2015. Se poi lei aveva interesse ad avere... il contenuto del verbale, non mi risulta che ci sia. Il verbale del 2015 fa parte del suo fascicolo. Del fascicolo depositato. Quello del 95 non fa parte, io rappresento la mia opposizione. Non fa parte del fascicolo del Pubblico Ministero. A me mi è stata fatta l'opposizione ed è stata accolta dal Pubblico Ministero facendo riferimento a verbali non presenti ma richiamati, e io la rifaccio oggi per questo verbale. Sì. Il problema è che questo, no Presidente, per capire, perché sennò la discussione è vuota, sì. Questa è una verbalizzazione integrale, nel senso che si aprono le virgolette e si dice nel giorno X dell'anno X lei ha dichiarato questo, si riporta integralmente una dichiarazione che fa parte a quel punto di... Comunque lei verbale. Fa riferimento al verbale del 2015 che è nel sì, suo fascicolo. È nel fascicolo, la contestazione è ammessa. Allora, le leggo
Signor La Barbera, la dichiarazione che lei viene letta quel giorno e che all'esito del quale lei integralmente... Può dire il verbale, scusi, quello del 95 che sta leggendo? No, il verbale è quello del 22 maggio 2012. La 22 dichiarazione... maggio 2012, sì. Ho capito 2015. Non è via, è sbagliato perché il riferimento era una dichiarazione resa, che viene richiamata, un passaggio delle dichiarazioni rese il 25 gennaio 95 alle ore 19. Questo è il richiamo. E allora, leggendo la Barbera, leggendole testualmente quello che le lesse al tempo il dottore Marino, mi si chiede di riferire con quali personaggi di Cosa Nostra, di area trapanese, io avessi rapporti. A riguardo posso specificare che ho avuto rapporto esclusivamente con personaggi di vertice dell'organizzazione, quali Messina Denaro Matteo, tra parentesi, capo della provincia di Trapani, con Sinacori Vincenzo e Andrea Gangitano, reggenti della famiglia di Mazzara del Vallo, con Ferro Giuseppe, capo mandamento di Alcamo. Poi ci sono dei puntini... E continua la lettura. L'area di Triscina, Castelverrano, Mazzara e Vallo era sotto il controllo in particolare di Sinacori e Messina Denaro Matteo. Proprio a Triscina era stato l'aditante Leoluca Bargarella nel periodo immediatamente successivo alla strage di Capaci. La gestione logistica della sua latitanza era stata curata proprio da Sinacori. Peraltro io stesso ho incontrato Bargarella proprio a Triscina e Totorrina in una villa di Mazzara del Vallo, che è poco distante dalla stessa Triscina. Voglio dire che in un certo momento storico i capi di Cosa Nostra avevano la loro... Presidente, cioè facciamo la contestazione, era fatta su una domanda specifica la contestazione, non è che possiamo leggere tutto l'intero verbale introducendo altri dati che non c'entrano nulla con la domanda. Grazie, cioè... Avvocato, piuttosto io non vedo la contraddizione rispetto a quanto già dichiarato. Sono circostanze che ha riferito oggi. E qui c'è un riferimento a Matteo Messinaro come capo della provincia. Ho capito, allora prima lo richiede e poi vediamo se conferma o meno. Quindi, altrimenti non c'è contraddizione. Nell'ambito di questo verbale, signora Barbera, lei conferma quella dichiarazione, quindi conferma quanto aveva asserito nel 95, cioè che Matteo Messina Denaro era tra questi soggetti, tutti al vertice ovviamente, Sinacori, Gangitano... Messina Denaro era il capo della provincia, questo era il succo della questione. Oggi confermo capo della provincia, sì, cioè tra questi esponenti lei sa che c'era questa persona fra i tre che lei ha nominato, e cioè Sinacori, Gangitano, Messina Denaro e Ferro Giuseppe, perché cita anche Ferro Giuseppe come a capo del mandamento di Alcamo. C'era uno che aveva più potere degli altri, cioè che reggeva la provincia di Trapani? Sì, era Matteo Messina Denaro. Ora le chiedo... Stiamo parlando... Prego. No, dico Ferro era rappresentante della famiglia di Alcamo. Le chiedo... Comunque, scusi. Se parliamo di provincia, il responsabile è Matteo Messina Denaro, e per un periodo che poi, vedevo a lui vicino Andrea Gancitano, molto vicino. Senta, lei prima ha parlato di questa strategia che Cosa Nostra porta avanti e che poi avrà come epilogo drammatico le stragi del 92 e poi nel 93. Le chiedo se il Messina Denaro era coinvolto in questa strategia, in queste decisioni. Per quanto a sua conoscenza, ovviamente. Guardi, io come ho sempre detto, in mia presenza non ho mai sentito di parlare, perché io portavo solo ambasciate, alle riunioni non c'ero, quindi non posso dire che era a conoscenza. Sì. Quando si è messo in atto la strage di Capaci, che aspettavamo appunto il dottor Falcone che arrivasse da Roma, quel periodo a qualche uomo d'onore più vicino, tipo mi risulta Gioacchino Calabro, gli si è detto di evitare di andare a Palermo, insomma qualcosa del genere, ma parlare direttamente con Giovanni Brusca
per questi attentati io non sono stato presente. Sì, a queste riunioni queste riunioni alle quali lei rimaneva estraneo, perché abbiamo detto non era, diciamo, a livello di partecipare, lei ha mai visto partecipare Messina Denaro? Cioè, a queste riunioni di vertice che vedevano questi uomini, diciamo, eminenti, Bagarella, Riina. Opposizione ha detto di non aver mai partecipato ad una riunione, quindi qual è la domanda? La domanda è se era presente a queste riunioni alle quali... Ma se non ha partecipato, come fa a essere presente? Perché, avvocato, esistono delle riunioni... La domanda è ammessa, si fa riferimento evidentemente a un ingresso in un luogo per la riunione, se ha visto... Ha detto faceva solo ambasciate, io faccio la mia opposizione, punto. La domanda è ammessa. Se era presente a riunioni... che si sono tenute quel giorno, notizia, per quel grado che investiva in Cosa Nostra, ovviamente non partecipava. Sì, signor Presidente, perché erano... spiego subito. Allora, io sto parlando di Brusca e Bagarella latitante. Io, l'unico incensurato, accompagnavo assiduamente. Io quando dico di non partecipavo perché loro magari si chiudevano e io stavo all'esterno con qualche altro uomo d'onore. Non ero presente, ma accompagnavo alle riunioni sia il Bagarella che il Brusca. Sì, e la domanda era, prima dell'opposizione, era se presente lei a queste riunioni ha visto partecipare, oltre a Bagarella e a Brusca, quindi al vertice di Cosa Nostra, se queste riunioni avvennero anche in presenza di altri uomini d'onore trapanese, e chi? Ma i personaggi erano tanti. Quando ho conosciuto a Totorrina, alla villa di Mazara del Valla, lì quel giorno erano tante persone presenti, compreso il Santo Mazzei di Catania con Salvatore, adesso sono trascorsi 25 anni, con, vabbè, non ricordo, era il rappresentante di Cerda che poi è diventato collaboratore di giustizia, e altri personaggi che allora a loro ho elencato. La domanda, sì, riguardava rappresentanti di Trapani. Ci può dire se a queste riunioni c'erano rappresentanti della provincia di Trapani? Allora, rappresentanti, come ho prima detto, dopo la morte di Milazzo, Vincenzo Milazzo... Lasci perdere dopo la morte di Milazzo. Facciamolo completare. Avvocato, quando lei farà il suo controesame, gli chiederà quello che vuole. Se permette, dopo la morte di Milazzo, in questo momento a me non interessa. Poi le chiederò anche dopo la morte di Milazzo. In questo momento la domanda è, prima, se lei consente, perché... poi lei farà quello che vuole al controesame. Però, se permette, in esame, io chiedo quello che voglio. Allora... prima della morte di Milazzo, e quella domanda è riferita al periodo antecedente alla morte di Milazzo, c'erano queste riunioni, signor La Barbera? Sì, ecco. Sì, dottore, le riunioni erano continue, sì. Sia prima della strage. Io le ho chiesto, a queste riunioni, diciamo, di vertice, alle quali lei rimane estraneo, cioè, è chiaro, perché ha detto non partecipavo. Lei ha conoscenza se partecipavano uomini d'onore della Trapanese? Allora, Matteo Messina Denaro c'era sempre, poi si alternava, ci poteva essere Andrea Gancitano, qualche volta c'era l'accompagnato, il parente suo Geraci, qualche altra volta l'accompagnava Gino Calabro. Io sto parlando che allora, fino al 93, il Matteo Messina Denaro era incensurato. Quindi veniva, sicuramente sempre c'era Matteo Messina Denaro, comunque accompagnato di qualcuno che faceva parte della provincia di Trapani. Quindi sto parlando di prima Vincenzo Milazzo, dopo Peppe Ferro. È chiarissimo, poi ci arriviamo... ci avviamo gradatamente. Comunque la risposta... Pubblico Ministero, se permette, la Corte vorrebbe un chiarimento. Prego. Al riguardo. Quando lei dice era presente Matteo Messina Denaro, era presente da solo o con il padre? Allora, l'unica volta che ho visto il padre è stato nel negozio di Vincenzo Sinagori. Lì l'ho conosciuto, mi è stato presentato, poi alle riunioni io non l'ho visto.
Mentre era presente Matteo Messina Denaro. Sempre. Sempre. Questo anche per, diciamo, così, evitare una polemica sterile. Anche a pagina 17 dello stesso verbale, cioè di quello del 2012, del 22 maggio 2012, viene fatta la stessa domanda diretta al collaboratore, e cioè: nei rapporti tra Sinagoghi e Matteo Messina Denaro, chi era gerarchicamente più in alto in grado? E la risposta è la stessa che ha dato oggi. Quindi questo non per contestazione, visto che l'ha già detto, ma era una affermazione che era stata ripetuta più volte nel verbale. Senta, io torno, signora Barbera, a quella famoso incontro con Bellini. Lei ha detto che su incarico di Brusca contatta Messina Denaro, che le fa avere notizia circa la possibilità di reperire questa opera rubata. Ho capito bene? Sì, sì. Lei sa se il Messina Denaro era, diciamo, aveva avuto esperienze nel settore delle opere d'arte, dei beni artistici? Posizione, la domanda è suggestiva. No. Allora, la può riformulare, pubblico ministero? Sì, premesso che stiamo parlando del fatto che si è rivolto a un signore che gli ha detto che è in grado di reperire un'opera d'arte, perché era andato lì con la fotografia e lui era ritornato dicendo. Allora la domanda che segue: era un esperto in materia di opere d'arte, se n'era mai occupato? Opposizione, la domanda è suggestiva. Sì, sarebbe suggestiva se non ci fosse stata la prima domanda, avvocato, perché dopo che gli ho chiesto se gli ha portato, che quello gli ha portato la cosa del cane, va da Matteo Messina Denaro, che gli dice sono in grado di reperirla, non stiamo più parlando. Comunque la domanda è ammessa, perché la domanda è ammessa, non appare suggestiva. Allora, signor Presidente, la mia risposta è perché collaboro dal 94 e l'ho detto più, quindi a volte parlare è come sottinteso quello che vorrei dire, ma si sta parlando di una persona competente, e al momento in cui si sono presentate queste foto per cercare di capire se si potevano reperire queste opere, il primo nome che è venuto a Luca Bagarella e a Brusca, facciamolo avere a Matteo. Quindi deduco che se ne intende, e comunque era l'unico a rintracciare queste opere d'arte. Senta la Barbera, lei in precedenza, voglio dire prima della partenza, prima del suo allontanamento dalla Sicilia, prima dell'88, quando è l'86, quando ha detto che si era allontanato a seguito dei contrasti con Brusca, aveva mai partecipato ad azioni delittuose nel territorio trapanese? Che mi ricordi io no, perché ero fino al 91 facevo parte della famiglia di Altofonte, e quindi era a disposizione di San Giuseppe Ato. I vari omicidi che sono stati commessi erano nella zona di Roccamena, San Giuseppe. Quindi questo Messina Denaro Matteo lei l'aveva conosciuto prima di allora, cioè prima del suo ritorno in Sicilia? Guardi, io no, vabbè, il nome circolava, il nome più che altro del padre, ma non aveva avuto mai contatti. D'accordo. Senta, lei ha fatto riferimento prima incidentalmente a Santo Mazzei. Chi è Santo Mazzei? Uomo d'onore della famiglia di Catania, uomo d'onore che è stato messo in famiglia appunto nella zona di Trapani, in mia presenza,
e anche se il Nitto Santa Paola non voleva. Ecco, spieghi per quale e come avviene. Quindi questo Santo Mazzei era un catanese, viene messo in famiglia e Santa Paola era contrario. Può spiegare questa circostanza? Allora, Santo Mazzei era molto amico, si erano conosciuti appunto in carcere, con Leo Luca Bagarella, e al momento in cui c'era, io ho capito che nella zona di Catania per certe cose Nitto Santa Paola, attentate e cose varie, non era tanto, almeno su alcune cose, penso che aveva idee diverse, si è accostato su Santo Mazzei, che qualsiasi cosa dicevano i colleonesi, Luca Bagarella, e lui accettava. Infatti subito quel periodo gli è stato incaricato a mettere una bomba a Piazza dei Giardini lì a Firenze, che poi è stata trovata ma non esplosa, e l'autore era proprio Santo Mazzei. Ho capito, ma l'insistenza, chi è che era il referente di Mazzei presso i Corleonesi? Qual era la persona che aveva contatti con i Corleonesi? Luca Bagarella. Ma lei sa di contrasti fra Rina Bagarella al tempo? Lei sa se nel 92 c'erano contrasti con Santa Paola? Appunto, era nato, per quello che ho capito io, questo tipo di contrasti, che era la cosa la prendeva molto alla leggera, nel senso che non metteva in atto quello che era stato deciso. Quindi era contrario alle stragi? Non proprio contrario, ma era un pochettino più lento a fare le cose. Ma le chiedo, ai catanesi è stato richiesto di partecipare alle stragi, cioè di compiere degli atti, diciamo, di aggressione, di destabilizzazione nel loro territorio in quel periodo? Sì, e venendo da Catania, che era il Nino Gioè, che andava spesso mi diceva che incontrava Marcello D'Agata, a personaggi vicino a Nitto Santa Paola quel periodo, e veniva appunto a dire che gli era stato detto di poter colpire dove si può comunque uomini dello Stato. Quindi c'era in tutta la Sicilia l'ordine di colpire dove si può. Questo atteggiamento, chiamiamolo tiepido, di Santa Paola ha determinato delle reazioni da parte di Bagarella, da parte di Rina? No, per esempio, come stavo raccontando, il fatto di mettere in famiglia il Santo Mazzei in mancanza di autorizzazione, perché gli hanno poi, quando c'è stata la possibilità, gli hanno presentato come uomo d'onore. Dice: guarda, da questo momento in poi è uomo d'onore della famiglia di Catania. Infatti certe cose non li facevano manco sapere a Nitto Santa Paola. Senta, lei prima ha detto che nella fase preparativa, la fase preparatoria di Capaci, venne detto a Gioacchino Calabrò, che era uomo d'onore di Castellammare, di non passare per Palermo. Questo avvertimento venne dato anche ad altri personaggi trapanesi? Ma io so che ho sentito parlare a Luca Bagarella e a Brusca, dicendo a quelli più vicino di cercare di farle evitare, onde evitare che poteva succedere che passavano nello stesso momento in cui succedeva il fatto. Lei dice, questa pagina 23 del verbale del 2012, dice: faccio un esempio, che quando c'erano i preparativi di Capaci c'è stato un modo di incontrare appunto Matteo Messina Denaro con Gioacchino Calabrò a Castellammare, gli si è detto, c'era pure Peppe Ferro, evitate di andare per ora a Palermo. Quindi
In questo verbale lei fa riferimento a questo avvertimento che viene dato sia a Gioacchino Calabrò, presenti anche Peppe Ferro e Matteo Messina Denaro. Sì, confermo, dottore. Senta, lei ha parlato prima di Vincenzo Milazzo. Vuole spiegare alla Corte chi era Vincenzo Milazzo? Vincenzo Milazzo era rappresentante capomandamento di Alcamo. Sì. Fino a quando? Fino alla data della sua morte, luglio 92. Lei ha partecipato a quell'omicidio? Ho partecipato, sì. Ricorda se dopo l'omicidio di Milazzo venne consumato un ulteriore fatto di sangue, un ulteriore omicidio? La fidanzata di Vincenzo Milazzo. Sì. Lei ha partecipato anche a questo fatto? Io ho partecipato. Senta, è in grado di dare una rappresentazione, una spiegazione circa il movente di quell'omicidio? Di quel duplice omicidio? Guardi, sì, le motivazioni sono che la ragazza, almeno quello si diceva, aveva un parente che lavorava ai servizi segreti e siccome era molto vicina a Vincenzo Milazzo, quasi sempre appunto durante la sua latitanza c'era la fidanzata, per evitare che poteva sapere cose i colleonesi hanno deciso di fare questa azione. Ecco, lei sa se questa, in quella strategia di cui ha parlato in precedenza, cioè quella strategia che vedeva Cosa Nostra coinvolta in prima battuta per aggredire lo Stato, per operare diciamo una sorta di strategia della tensione, lei ha conoscenza se Milazzo fosse o meno consapevole e d'accordo su questa strategia? Guardi, io sono tornato all'inizio, sapevo che c'erano disguidi tra Vincenzo Milazzo e Brusca, me lo raccontava Gioè. Ma in particolare se era conciario non mi ricordo se ne abbia parlato Nino Gioè. Senta, le leggo questo passaggio sempre dallo stesso verbale. Viene fatta questa domanda. Prima della morte di Milazzo non c'era questo... Matteo non era il referente della provincia? Pagina 39. Quindi la domanda, scusi, la barbera era questa. Quindi lei dice prima della morte di Milazzo non c'era questa... Matteo non era... il referente della provincia, questa è la domanda. Lei rispondeva così: era sempre il referente, ma era sempre presente, ma non per le cose più delicate, perché ho capito che non era d'accordo Vincenzo Milazzo a questo tipo di strategia. Quindi sulle cose più delicate non era presente, ma sulle cose sul da farsi, poiché li leggeva sul giornale, quindi non era giusto. Quindi dice in questo passaggio dell'interrogatorio che Vincenzo Milazzo non era d'accordo con questa strategia di morte che aveva, diciamo, sposato Cosa Nostra, che avevano sposato i Corleonesi.
Ma guardi, quel periodo erano diverse le cose, perché Vincenzo Malaccio, Milazzo aveva una personalità molto forte, nel senso che se aveva da contraddire a Brusca anche il fare di Totò Riina, non c'aveva problemi, infatti ha fatto quella fine, che però lo manifestava, quindi se ho dichiarato così lo confermo. Senta, lei ha conosciuto Simone Benenati? Sì. Lei sa se Simone Benenati aveva contatti, collegamenti, legami con Vincenzo Milazzo? Continuamente, era il suo braccio destro. Lei è a corrente se il Benenati fece mai battute, se ebbe mai espressioni, diciamo, polemiche in relazione alla strategia stragista? Ma guardi, Simone Benenati faceva tutto quello che era molto d'accordo con Vincenzo Milazzo. E della fase stragista non penso che lui poteva essere al corrente, perché è stato arrestato molto prima. Fatto sta che lo incontro a Simone Benenati a Rebibbia i primi giorni del mio arresto, avvenuto a Milano e poi vabbè trasferito a Rebibbia, e io ho capito che tante cose Simone non li sapeva, infatti non era manco al corrente la fine che aveva fatto, insomma, Vincenzo Milazzo, o almeno le motivazioni, perché cercava di fare domande, quindi non lo so se era a conoscenza della fase stragista. Ecco, le leggo questo passaggio, qui siamo a pagina 51, parliamo di Simone Benenati. Lo dico perché c'era una frequenza mia particolare con Vincenzo Milazzo, però spesso si parlava un po' più liberamente con Benenati, con Simone Benenati, e si capisce, lo capisco io che sono nell'ambiente, che Simone Benenati dava quelle battutine, ma dove andiamo a sbattere? Lo sapete che parlava da persona, secondo me parlava, poi il discorso si interrompe, era molto amico con Vincenzo Milazzo. Non si sa più niente, lo ritrovo in carcere alla Bibbia, quando mi hanno arrestato le battutine sono sempre quelle, le battute le fa con me. Vediamo pure si deduce ed infatti. Sì, sì, molto amico con Vincenzo Milazzo, si deduce ed infatti è. Lui poi lo arresta la nonna. Non si sa più niente, lo ritrovo in carcere alla Bibbia, quando mi hanno arrestato è. Puntini. Le battutine sono sempre quelle, le battute le fa con me. Certo, non lo va a dire a Riina, non lo va a dire, io penso, a Giovanni Brusca nemmeno, lo dice a Gioè, perché è molto più amico, il soggetto è sempre Simone Benenati. Lo poteva dire a me, in compagnia di Gioè, qualche battutina che non sono d'accordo, non significa che non si deve fare. Però già sono idee diverse, no Vincenzo Benenati, perché si deduce, se ne parla spesso con Vincenzo Milazzo, perché erano molto amici, cioè... Lei in carcere dice, faceva delle battutine dalle quali si capiva che, peraltro condividendo quella che era dicendo che sono molto amici con Vincenzo Milazzo, evidentemente non condividevano, non avrebbero condiviso questo atteggiamento, diciamo, di attacco frontale alle istituzioni. È un'interpretazione corretta questa? È in grado di precisarla? Sì, è corretta, diceva la sua nei confronti, era molto amico di Nino Gioè e quindi si poteva permettere, ma anche Nino Gioè su alcune cose, come ho sempre detto, non era tanto d'accordo, quindi ognuno diceva la sua, poi alla fine si faceva quello che diceva Totò Riina. Senta, ufficialmente, lei sa, ricorda se c'erano voci
altre voci su Vincenzo Milazzo, cioè sulle ragioni per cui Milazzo doveva essere ucciso. Lei ha detto, fatto il riferimento alla fidanzata che aveva i servizi, aveva il parente nei servizi di sicurezza. Ci furono altre motivazioni che lei sappia, almeno che vennero ammannite, che vennero diffuse in Cosa Nostra sulla morte di Vincenzo Milazzo? No, lui era un po' in contrasto un po' di quello che potevano, il modo di come agivano i colleonesi, e lo manifestava così, senza problemi. Però altri tipi di contrasti, con Giovanni Brusca aveva avuto un contrasto, e su che cosa? Penso che su soldi o comunque su contatti, perché essendo Alcamo molto vicino a San Giuseppe aveva avuto dei contrasti con Brusca, e quindi anche per quello. Senta, dopo Capaci, lei ha detto che ci furono delle persone, degli uomini d'onore, esattamente Rina e Bagarella, latitanti nel territorio trapanese. Ricorda esattamente dove? So che sia il Bagarella che Rina abitavano in una villetta a Mazzara del Vallo. Senta, lei sa se Brusca è stato mai latitante nel Trapanese in quel periodo? Se per Trapanese si intende anche a Balestrate, sì. Lei dove era il giorno in cui è scoppiata la bomba in Via D'Amelio? Lui si trovava a Scopello, in una villetta affittata da Gioacchino Calabrò. Ecco, quindi Scopello è provincia, insieme, sì. Scopello è provincia di Trapani. Quindi nella zona Castellammare del Golfo, okay. Provincia di Trapani, sì. Lei sa quanto tempo è stato in quella zona Giovanni Brusca? Si alternava, ma comunque tutta l'estate. Senta, Salvatore Facella l'ha conosciuto? Sì, era il Salvatore di cui parlavo poc'anzi, quando veniva con San Tomazzei alla villetta lì a Mazzara. Sa se era anche lui latitante al tempo? E fungeva da latitante, ma guidava, non so se era così, insomma, latitante o comunque aveva in pendenza qualcosa. Senta, lei ha detto che faceva parte di un gruppo che operava alla diretta dipendenza di Totò Riina. Lei ha commesso in quel periodo dei fatti delittuosi nell'ambito trapanese? Sì, l'omicidio di Zicchitella. L'omicidio di Zicchitella. Senta, dove è stato eseguito questo omicidio? Allora, Zicchitella, paese qual era? Non mi ricordo. Avevano contrasti con uomini d'onore della famiglia di quel paese. E Giovanni Zicchitella aveva una squadra, apparteneva alla SIDA di Gela, erano comunque delle schegge impazzite che operavano in quel paese, ed erano riusciti a fare chiudere un'officina a un uomo d'onore. E su richiesta di Matteo Messina Denaro, che non riuscivano a contrastare a questi, siamo intervenuti e abbiamo ucciso questo qua. Senta, le chiedo, lei ha mai saputo, mai venuto a conoscenza se fosse ipotizzata l'uso di esplosivo anche nel Trapanese? In quel periodo, ovviamente. Allora, un fatto che era quasi pronto, era una persona che non conosco il nome, comunque che i trapanesi cercavano da tempo, ma non riuscivano, sempre nel periodo che è successo questo omicidio di Zicchitella.
E quella volta appunto che ci siamo visti con Totò Riina se ne è parlato. E siccome dice che frequentava o almeno andava a lasciare a scuola comunque i figli, i nipoti, non so, con una macchina blindata che era difficile comunque persona difficile da poter uccidere, il Riina dice: perché non si colloca una macchina vicino a dove arriva la mattina? E infatti era l'esplosivo, era già pronto, era nella zona di Castellammare, era al ristorante di un ragazzo che poi è stato arrestato, non mi ricordo il nome. E in quell'occasione il Joe è intervenuto dicendo che non si poteva fare in quanto vicino a una scuola e quindi poteva succedere cose molto gravi. Che Arina ha detto di farlo ugualmente, senza tenere conto che ci potevano essere persone estranee a questo personaggio. Quindi anche con la possibilità che morissero degli innocenti, diciamo. Sì, infatti ha detto quella frase che ho sempre detto nel processo. Quel periodo c'era la guerra a Sarajevo, dice ne muoiono tanti bambini e non si interessa a nessuno. Questa è stata la risposta di Riina. Senta, questo attentato, abbiamo detto, il periodo è sempre quello dell'estate del 92. Lei ha detto, cioè, è a conoscenza se questo attentato, l'esplosivo per questo attentato era nella disponibilità dei trapanesi, come e dove era stato reperito? Non mi ricordo dove era stato reperito, comunque era dentro a una bombola di gas modificata con l'esplosivo dentro e l'aveva in custodia Lentini, adesso mi sta venendo il nome, che era proprietario di un ristorante a Castellammare del Golfo, sì. Che si doveva usare appunto per questo attentato. Ma ci sono stati, che lei sappia, cessioni di armi ai trapanesi, in quel armi esplosivi, dispositivi elettronici in quel periodo in favore dei trapanesi? Cioè tutto questo materiale utilizzato, o meglio, il materiale non utilizzato, è stato mai in parte dato agli uomini d'onore trapanesi? Ma dare materialmente non mi ricordo, a parte questa, appunto, questo che ho detto a Lentini, a Castellammare. Comunque le cose che avevamo noi, sia armi che cose, erano a disposizione sia dei trapanesi e viceversa. Era gente molto vicina, era in continuo contatto. Senta, le faccio un'altra domanda sempre con riguardo al trapanese e a Vincenzo Milazzo. In quel periodo, faccio riferimento alla latitanza di Vincenzo Milazzo, nel 92. Le chiedo se in quel periodo lei o altri uomini d'onore hanno mai utilizzato dei telefoni clonati. Sì. È in grado di dare qualche circostanziare questo fatto? Chi li aveva in dotazione? Allora, ho spiegato meglio, dato il periodo trascorso. Comunque avevamo tre telefoni clonati che col numero seriale potevamo inserire dei numeri di telefoni di persone comunque a noi sconosciute. Ricorda chi aveva in uso questi cellulari clonati? E giravano continuamente, l'ha usato Brusca, l'ha usato Bagarella, ce l'avevo io, Gioè, Gioacchino Calabrò, quindi giravano questi telefoni.
Senta, lei Andrea Maggiarecina l'ha conosciuto? Sì. Ha risposto. Sì, l'ho conosciuto. Chi era? Uomo d'onore della famiglia di Mazzara. Ricordo che ruolo avesse Andrea Maggiarecina a quel tempo? Guardi, è persona molto attiva, a quell'epoca era latitante, era persona presente quando c'è stata questa riunione, persona presente quando c'è stata la riunione con Totorino. Lei ricorda se aveva delle cariche, se ha rivestito delle cariche all'interno della famiglia di Mazzara del Vallo? Che mi ricordo io, in cariche particolari no, ma comunque era persona molto influente, era sempre, spesso era presente. Presidente, se mi dà 2 minuti perché dovrei guardare se mi è sfuggito qualcosa. Una domanda al massimo 2. Vuole una sospensione? Sospensione breve, Presidente. Va bene, sospendiamo per 5 minuti. Grazie.